Ragazzi, oggi voglio condividere con voi i miei acquisti su Notino. Allora, ho deciso di fare un ordine per caso su questo sito perché inavvertitamente un giorno, mentre stavo sistemando Angelica, che non stava buona, e gli stavo sistemando i capelli in bagno, inavvertitamente con il gomito ho urtato una mensolina dove noi sopravviviamo i nostri profumi che usiamo abitualmente, e ho rotto il suo profumo di Frozen. Lei ne aveva appena finito uno. Che sì, adesso vi faccio vedere. E poi io gli avevo regalato per Natale una pochette, un astuccio vero e proprio, con all'interno il bagnoschiuma e il profumo di Frozen, che però è purtroppo quello che è andato in 8.000 pezzi, e si è proprio rotto, l'aveva appena incominciato, è rimasta malissimo, quindi ho detto vabbè, te lo ricompro. Sono andata da Tigotà, dove l'avevo comprato, e mi hanno detto che non lo tengono più. E sarei dovuta ordinarlo sul sito e poi farlo arrivare in negozio. Però non mi ricordo che tipo c'era stato, non l'avevo trovato, non mi ricordo. E quindi ho detto andiamo a curiosare su Google, nella categoria shopping, si vede il nome del profumo e alla fine l'ho trovato da Notino, l'ho acquistato là. Il profumino, vabbè, ha una scatolina in cartone bianca con questo disegno e poi il profumo in questione è questo. L'ho pagato da Notino 5,90 euro. Non è grandissimo, però è carino perché ha questa corona. È un profumo molto delicato, però questo è adatto ai bambini. È un pochino più fiorito di quello che usavamo prima, che era un pochino più fruttato. Comunque 5,90 euro è molto carino. Adesso l'ho rimesso là sulla mensolina. Speriamo bene. Stamattina in questi giorni gli abbiamo dato perché ieri è stato il suo compleanno. Finita la festa del compleanno, che è stata ieri lunedì 29 giugno, ha fatto compiuto 4 anni Angelica, e sono arrivati due corrieri, il pacco di Notino e il pacco di Farmè. E quindi ieri, approfittando che era il suo compleanno, gliel'ho dato. Poi ho comprato altre due cose su Notino. Allora, un deodorante che non ho qui da farvi vedere, che mio marito l'ha già sequestrato, un deodorante che uso ogni tanto lui, che si chiama Nivea Stress & Protect, che non si trova più da nessuna parte, né in Ipercop, né Tigotà, su internet l'ho trovato solo qua, né su Acqua e Sapone, da nessuna parte, in nessun drugstore, insomma, se l'avete visto in giro da qualche parte. Allora ho deciso di comprarlo. Qui su Notino costava 2,80 euro. Poi ho comprato anche per me questa matita, perché intanto che guardavo per arrivare al minimo ordinabile, tra l'altro le spedizioni su Notino erano gratuite, anche per quello sono stata invogliata a comprare. Ho detto intanto che ci siamo, io ho quasi finito la mia matita per sopracciglia e quindi ho voluto fare questa qui della Revolution, che si chiama Duo Brow scritto Definer. Precision Tip, praticamente è il colore medium brown, e adesso vi faccio vedere come è fatta la matita. Da una parte ha intanto è chiusa da tutte e due le parti, non c'è il vetrino trasparente, è proprio chiusa. Da una parte il pettinino, così per appunto pettinarle. Scusate, io oggi ho una faccia stravolta, perdonatemi, ma sappiate che ho fatto un'ora di fila in posta al sole. Per fortuna mi ero data la 50 più, però il mio melasma si è scurito con il calore. Domani speriamo sia normale, come sempre. Quindi con questo pettinate e dall'altra parte disegnate però la matita. Io l'ho presa convinta che fosse a così, no? Che avesse questa forma qui. In realtà, se la guardate da davanti, adesso se riesco a farmi passare il tremolino, ve lo faccio vedere. Non si vedrà mai. Vedete, non è così a scalpello, se lo guardate da davanti è fatta a forma di triangolo, forse si vede meglio se tiro dentro la punta, ecco, è fatta a forma di triangolino, così non l'ho mai usata, l'ho usata solo a forma di rettangolo, cioè a forma di astina. Non lo sapevo, ho detto boh, proviamo pure questa, credo di averla comprata perché sia resistente all'acqua, ma credo, perché io qui adesso leggo, l'ho pagata pochissimo perché 3,60 euro, poi è della Revolution, si sa che non costano molto, però sento dei rumori strani, boh, c'erano fuori, vedete, è qui il disegno della, ecco, qua forse si capisce. In italiano non c'è scritto una cipa lippa, no? Comunque non ha un buon inci, ve lo dico già.
Un'intensa, brava, to finish application. Matita per sopracciglia. No, non è indicato, forse me l'ho solo sognata, che era water resistant, ma comunque lo scopriremo presto. L'ho swatchata sulla mano e questo medium brown mi sembra un pochettino, adesso ve lo faccio vedere anche a voi, scuro. Comunque è un sottotono freddo, quindi va bene. Io uso di matita, tanto per farvi capire, mi sembra lucida. Non schiva tantissimo ed è un colore secondo me freddo e va bene. Io uso quella più chiara della Sien, che nel mio Lidl non vendono più, quando ci risarà farò scorta. E in alternativa ne sto usando una dell'Avon, che mi piace tantissimo il tipo di mina, però è più scura, ma ha un sottotono caldo. In alternativa, una molto buona è anche quella brown, medium brown, mi sembra che sia, della Bottega Verde, ma costa molto di più. E quella ha un sottotono che è una via di mezzo tra il freddo e il caldo, quindi buono. Comunque adesso l'ho data, se fate così vedete, non viene via, quindi mi sembra abbastanza, sì, per toglierla bisogna proprio strofinare forte, vedete. Speriamo che non coli con questo caldo. E questo, allora, io vi stavo dicendo, sono stata invogliata a comprare il sunotino per una questione di comodità e anche per il fatto di non dover girare a cercare questo profumo, ma anche per la questione che comunque le spese di spedizione erano gratuite. Ho fatto l'ordine il 16 di luglio e la roba mi è arrivata, cioè il pacco mi è arrivato esattamente ieri 29 giugno, quindi c'è 12 giorni, mi sembrano un'esagerazione, 12 giorni di calendario. È successo che non so perché il pacco risultava consegnato al corriere già il giorno stesso, ma non arrivava mai. Quindi io mi sono lamentata, ho telefonato Bartolini, non sono riuscita a chi a parlare, a parte che c'è stato quel focolaio, non so se avete sentito per televisione dei casi di coronavirus da Bartolini, quindi non so se si sia inceppato qualcosa dal punto di vista logistico. Fatto sta che io poi ho telefonato al servizio clienti di Notino, mi sono lamentata e loro mi hanno detto che il pacco, secondo loro, era andato perso perché risultava consegnato il corriere il giorno stesso, ma era rimasto ancora fermo alla filiale di partenza e quindi essendo un pacco secondo loro molto piccolino, poteva essere successo che fosse stato perso, perché fate conto, questo più un deodorante piccolino era veramente un pacco piccolo. Allora io gli ho detto: guardate, oggi è mercoledì, no, era giovedì, sì, era giovedì. Io gli ho detto: lunedì mia figlia compie gli anni, dentro c'è un regalo di compleanno, quindi fate quel cavolo che volete. Gli ho detto proprio testuali parole: io o domani, venerdì, o lunedì, al massimo in mattinata, io voglio il pacco. Voi fate quello che dovete fare, fate le manovre che vi pare, io lo voglio. Poi non ho più chiamato perché ho visto che era stato aggiornato quasi subito la spedizione su Notino, perché su Notino potete tracciare la spedizione in tempo reale e non so perché ne risultavano due, con lo stesso numero di spedizione, quindi potrebbe anche essere successo che l'hanno sollecitato e l'hanno trovato e sia partito, oppure addirittura che ne abbiano spedito un altro. Io secondo me deve essere successo una cosa del genere. Quindi lamentandosi e chiamando il servizio del cliente, il più delle volte si riesce ad avere udienza, ecco, diciamo così. Sono stata contenta perché poi gli è arrivato il giorno stesso, non era un regalo, perché comunque Angelica di regali di compleanno ne ha ricevuti tantissimi e non era certo il profumo che lei voleva, però se io faccio un ordine mi garante, e dite che spedite in tot giorni, mi piacerebbe insomma averlo in tot giorni, no? Vabbè che la spedizione è gratuita, però insomma fino a un certo punto il tempo d'attesa 12 giorni mi sono sembrati un po' troppi. Adesso mi hanno mandato un buono del, mi sembra, 15% da spendere entro giù luglio, metà luglio, quindi lo uso, ne usufruirò perché voglio prendere, dare un'occhiata a cosa c'è, prendere qualcos'altro, vediamo come va questa volta la cosa. Niente ragazze, ieri abbiamo festeggiato il compleanno di Angelica. A proposito, dato che vi ho detto che avevo preso il profumino, in realtà il regalo di compleanno di nonno, i genitori, è stato fargli una bellissima festa dove abbiamo chiamato solo i nonni per una questione coronavirus. Parentado vario, no, si è chiamato solo i nonni e basta. E quindi l'ha fatto qua a casa. Poi ho preso una bella torta, la torta di Sofia la principessa, ve l'ho postata su Instagram e poi mamma e papà, noi gli abbiamo regalato una piscina. Più avanti faremo il video
e il profumino e lo spazzolino elettrico di Frozen. Poi la nonna, una nonna gli ha regalato, ce l'ho anche qua, magari un giorno vi faccio un video se vi interessa, dei regali di compleanno, la Plupis, che sarebbe una sirena che va in acqua e che la coda cambia colore quando va nell'acqua calda. Poi l'altra nonna gli ha regalato la Cry Babies, quella bambina che piange, piange lacrime vere, devi mettere il ciuccio per farla smettere di piangere, tutto così. Poi una zia gli ha regalato una macchina fotografica da bambina con la schedina SD, proprio per fare foto e video, foto anche con i paesaggi, con la fatto cartolina, tutta una cosa particolare. Poi l'altra zia gli ha regalato le lenzuola della Calef di Frozen 2 con relativo copriletto. E una mia vicina di mia zia gli ha fatto la busta, i miei genitori gli avevano già preso delle altre cose da vestire, e mia suocera oltre alla bambolina gli ha dato la busta anche lei, quindi si è già andati a depositare i soldini, poi del suo conticino diciamo, e poi cosa gli ha regalato? Ah sì, la mia vicina di casa gli ha regalato Trudy, ce l'ho qui, aspettate, questo ce l'ho qui, ve lo posso far vedere. Il suo Dudù, perché sapete che avevo fatto vedere in un altro video che c'è Dudù piccolo della Trudy, però in realtà c'è anche un Dudù più grande che dove non ha queste cose da ciucciare, ma è qua anche lui? Sì, aspetta, guardate, qua c'è la sua poltroncina. Questo è Dudù piccolo, questo è Dudù grande, e poi senza volere è arrivato una specie di doppione, ma che a lei è piaciuto grande, che è Dudù. Dudù, questo qui è il papà, gli ho detto, ma il suo papà fa no, è la sua mamma, quindi questa è la mamma di quei due lì. Così ha detto, anche questo vedete della Trudy, hanno sempre dei pupazzi bellissimi, un po' per morbidoso. E in più anche una maglietta con dei pantaloncini che devo averli da lavare da qualche parte, molto carina, degli shorts con un po' di pizzo e una bella magliettina. Questi sono i regali che ha ricevuto. E bambina fortunata, dico sempre, bellissimi regalini, quello che voleva ha ricevuto. Niente ragazzi, questa è stata la mia avventura di notino, quindi nello sbaglio che hanno fatto con il corriere alla fine si è risolto tutto per il meglio. E niente, ho detto che oggi ho un pochino di tempo, vi saluto perché vado a registrarvi il video di Lidl e anche il video di Farmè. Io vi mando un bacio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video, condividete il video se mi volete aiutare a crescere, seguitemi su Instagram, sono nel mondo di Elisa, su Instagram mi trovate come nel mondo di Elisa76 e io vi mando un bacione. Ciao a tutte!